Buonasera a tutti, eccoci qui a parlare di presidenziali francesi, di campagna elettorale in Francia. Aspettiamo che vi colleghiate in un po', attendiamo che anche i nostri ospiti, e questo è il momento più imbarazzante delle dirette di solito, quindi attendo con ansia che arrivino Chiara Piotto e Francesco Maselli, che saranno i nostri ospiti della serata. E anzitutto vi saluto. E come vi dicevo, oggi parliamo di elezioni francesi, soprattutto di campagna elettorale francese. Manca molto poco e siamo qui pronti a discuterne, a capire cosa succedere ancora. E Francesco ha fatto domanda per partecipare, eccolo qua. Buonasera Francesco. Ciao, buonasera. Come stai? Tutto bene, voi? Grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui. Attendiamo Chiara Piotto, che però secondo me sta... Ok, ha fatto domanda. Vediamo se riesco. Io sono l'imbranato del gruppo, non sono Lorenzo in queste cose, quindi sulle cose digitali, ma Francesco lo sa bene, sono abbastanza un disastro. Eccoci qua. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta e ora finalmente possiamo partire. E oggi parliamo appunto di elezioni presidenziali francesi, di campagna elettorale per le elezioni presidenziali francesi. E è un piacere poterne parlare con voi. E vediamo un po' di capire cosa sta succedendo in un'elezione di cui si parla poco, bisogna dire. In Italia non si sta parlando tantissimo di questa campagna elettorale, e giustamente ci sono altre questioni sicuramente più che possono, non so, più rilevanti, però manca molto poco. Noi siamo un magazine che si occupa soprattutto di dati e di elezioni, e quindi direi che è giusto parlarne. Nel frattempo Francesco penso sia sparito. È Francesco che è bloccato. Io ho sempre paura di avere una cattiva connessione, però ti vedo correttamente. È bloccato. Non so se lo sono anch'io, tu non lo sei. Ok. Non so. Sì, no, comunque devo dire che adesso quando Francesco torna mi dirà se ha la stessa impressione. Oggi stavo guardando France Info, me la sono praticamente tenuta accesa tutto il giorno. E anche qua in Francia si parla poco di campagna elettorale, cioè è incredibile se ci pensi, perché che l'Italia parli poco di presidenziali francesi non ci Certo. stupisce, anzi ce lo aspettiamo, no? Sarebbe strano. Ma la Francia mi colpisce molto. Eccomi, non so perché mi aveva buttato fuori, sentivo una doppia, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Sei rimasto bloccato con Però un'espressione carina, però. Vi sentivo. Stavamo parlando male di te. Assolutamente. E diceva Chiara che anche in Francia si parla poco di questa campagna elettorale. È la stessa sensazione? Sì, si parla poco perché c'è un tema più rilevante che è quello dell'Ucraina. Se Quindi sì, posso, se mette. forse si parla poco anche perché al candidato più forte, in questo caso presidente uscente, conviene anche se parli poco di campagna elettorale. Sì, ma non è che la fa lui l'agenda, diciamo così, no? Beh, Cioè. diciamo No, sicuramente un po' più infatti. altri nel costruirla. Ma sai, se ci fosse un vero e proprio oppositore o oppositrice, che non so manco se esista come nome, sicuramente sarebbe più interessante. Non ce l'ha in questo momento, non c'è un vero e proprio personaggio nuovo e quindi. Io partirei da qui e vi mostrerei un po' la media dei sondaggi in Francia. Ora, questo è il dato medio attuale, in realtà aggiornato al 17 marzo. E quindi abbiamo un Macron al 30%, sotto la Le Pen al 17% e vicinissimi Mélenchon al 12%, Zemmour al 12%, Pécresse all'11%, staccati tutti gli altri. Poi vedo, a me fa sempre un certo che la Hidalgo al 2, ma magari lo tocchiamo dopo questo tema. Gli elementi interessanti sono questo. Uno, c'è una linea da cui cambia tutto, quella dell'invasione russa che vedete. Da quel momento crolla Zemmour,
vediamo se si nota il calo di Zemmour e Pécresse, e sale nettamente Macron. Ecco, però, come dire, già prima c'era un vantaggio nettissimo del presidente uscente, forse superiore a quello che ci si aspettava fino a un anno fa. Ecco, io come prima domanda che faccio a entrambi, partiamo con Chiara e poi risponde Francesco, quell'idea è di fare una cosa a domande e risposte molto brevi, ma c'è ancora partita? È già scritta? Sarà una elezione trionfale di Macron oppure c'è una sfida e sarà interessante vedere quest'ultimo mese? Magari anche perché dipende chi andrà al ballottaggio con lui, insomma la campagna potrà cambiare molto sulla base di questo. Macron ha già vinto o no? Beh, secondo me sì, secondo me Macron ha già vinto. Onestamente non ho avuto l'impressione che ci fosse anche prima un molto dubbio su questa affermazione, come dicevi tu, i sondaggi l'hanno dato in una buona posizione fin da subito. Adesso più che mai, io ho una teoria molto personale su questo, non so quanta validità, diciamo, a livello, cioè messa a confronto con i sondaggi possa avere, ma possiamo incrociare le due cose, ovvero probabilmente tu Giovanni hai anche dei dati su altre situazioni precedenti, non per forza relative alla Francia, in un momento di grande instabilità geopolitica globale, in un momento in cui il paese, come il resto dei paesi europei, si trova di fronte a una guerra, quindi a una grandissima incertezza, scegliere di puntare su una figura che comunque non conosce ancora al potere, non la conosce nella posizione di presidente, lo conosce magari alla guida di un partito, ma è cosa ben diversa, lo sappiamo, perché dovresti scegliere di aumentare la tua incertezza, di aumentare la tua instabilità? Sei un po' portato a votare verso un candidato che bene o male già conosci, che si è già messo alla prova su questo fronte. Non so, Francesco, se sei d'accordo con me. È un po' una varietà, cioè, sicuramente around the flag. Sì, che in realtà però si vede su tutti i candidati, cioè nel senso, se noi vediamo chi perde e chi guadagna dall'inizio, dal 26 febbraio, e anche un po' da prima per la verità, perché poi diciamo la questione secondo me nasce un po' prima, quando si capisce che le cose stanno precipitando, i tre che guadagnano nei sondaggi sono Macron, Mélenchon e Le Pen. Macron è il presidente uscente, Le Pen e Mélenchon sono alla terza candidatura. Quindi diciamo c'è un premio agli esperti che si vede nettamente nei sondaggi, e invece c'è una grande sanzione a chi si è candidato per la prima volta, cioè Pécresse, Zemmour e anche Yannick Jadot, che ha fatto una campagna, diciamo, il candidato ecologista, ha fatto una campagna disastrosa, però diciamo, all'inizio sembrava che appunto potesse incarnare qualcosa. Perché l'ecologia è un tema che in Francia è molto sentito, poi magari ne parliamo. Ballottaggi, ma non ti voglio interrompere, scusa. Diciamo, poi vabbè, i ballottaggi, diciamo, sono ancora fittizi, perché il ballottaggio dipende molto dal rapporto di forza che c'è al primo turno, da come si posizionano i candidati, da cosa succede nella settimana precedente il voto, però c'è sicuramente un premio, ecco, ai candidati uscenti più che all'uscente soltanto, perché Le Pen comunque ha preso 2 o 3 punti, che non sono pochi. E ha anche puntato però tanto su un tema carissimo ai francesi, in questo momento particolarmente sentito, tra l'altro anche in Italia, che è quello del potere d'acquisto. È Esattamente. stata molto furba da questo punto di vista. Quindi, sai, Macron in questo momento è vero che lui non ha nessun interesse che si discuta della campagna elettorale, stando così le cose, visto com'è il suo punto di partenza, però diciamo non è che la sceglie lui, ripeto, l'agenda. Il problema è che il sistema politico francese, poi magari ne parliamo in maniera più approfondita, è ancora in una fase di distruzione e di ricomposizione, che è cominciata nel 2017, cioè quella cosa lì che nel 2017 è cominciata, cioè l'esplosione dei due principali partiti che hanno strutturato la Quinta Repubblica, i repubblicani e i socialisti. Questa cosa ha avuto delle conseguenze, ovviamente, sul sistema politico, che sono ancora in corso. E questa seconda elezione è, diciamo, la seconda parte, però di un'onda lunga che è cominciata 5 anni fa e non è ancora finita.
Aggiungo che poteva essere, secondo me, questa elezione anche una consacrazione di Marine Le Pen a un certo punto, perché c'è un tema che per lei è un grande rischio, ma poteva essere anche una grande opportunità, che è quella della candidatura di Zemmour. Per la prima volta ha una candidatura alla propria destra che poteva aiutarla a legittimarsi in alcuni mondi. All'inizio mi pare non sia successo, poi non so se per voi è una cosa che può avvenire o se è una lettura che non condividete in generale. Ma io, come dicevo prima, e come ho letto anche sui vari articoli di questi giorni, dalle Mondo all'Eseco, darei, diciamo, il merito del fatto che sia riuscita a crescere nei sondaggi nelle ultime settimane, più che altro il fatto che abbia puntato sul cavallo giusto, cioè il tema del potere d'acquisto, il taglio dell'IVA, i carburanti, l'energia. Si è conquistata un pubblico sempre più operaio e che in qualche maniera la segue in una maniera molto pragmatica e concreta in questo momento, ripeto, di grande crisi e incertezza in cui le persone hanno paure molto basse, intese come quotidiane, come quotidiano e come portafoglio ovviamente. È riuscita persino a, se vogliamo, a farsi, ad avvantaggiarsi di fronte invece a Mélenchon, che pure, se non sbaglio, è cresciuto in questi ultimi giorni, nel senso che mentre Mélenchon ha avuto, rispetto alla Russia e alle precedenti amicizie, una posizione un po' oscura, lei ne è uscita più pulita su questo, quindi non si è fatta penalizzare troppo. Tu, Francesco, su questo? Sì, Marine Le Pen, secondo me, è molto interessante. Alcune cose sono successe. Nel 2017 lei fa un dibattito tra primo e secondo turno che è un dibattito disastroso, che avrebbe distrutto qualunque uomo o donna politica, perché si proprio fa vedere a tutto il paese che non è assolutamente in grado di governare, non è assolutamente in grado di incarnare la funzione presidenziale. Le presidenziali francesi sono un'elezione molto particolare, perché tu voti la persona, cioè una persona, e non devi nemmeno scrivere il nome, perché il nome già è scritto sulla diciamo sulla scheda e va inserito dentro, diciamo, per cui è molto particolare. E lei nel 2017 sembrava aver confermato che, insomma, non era in grado. Poi che cosa succede? Succede che in questi anni in realtà noi notiamo che il suo elettorato è un elettorato molto solido. Le persone che scelgono di votare per lei da 20 anni continuano a farlo. Poi succedono due cose. Succede che l'anno scorso d'estate ci sono le elezioni regionali che funzionano in modo abbastanza simile alle presidenziali, cioè ci sono due turni, con la differenza che però possono qualificarsi al secondo turno fino a 4 candidati, tutti quelli che superano il 12,5% degli iscritti a votare. Quindi lì sembrava che effettivamente in alcune regioni potesse vincere, almeno tutti i sondaggi fotografavano un grande vantaggio, in particolare in due regioni, al nord e al sud. E poi che cosa è successo? È successo che nessuno è andato a votare, c'è stata un'astensione altissima, elevatissima, e Marine Le Pen si è trovata ancora una volta alle porte di una vittoria che non ha ottenuto. Quindi in quei giorni io ero in Provenza e, diciamo, ho parlato con decine di militanti, di quadri, anche col suo candidato Thierry Mariani, che era candidato appunto in Provenza, che mi dicevano, insomma, noi pensavamo di riuscirci questa volta e ancora una volta invece non ci siamo riusciti. Quindi il grande rischio di queste elezioni da parte di Marine Le Pen era un elettorato che diceva sì, insomma, io ti voto sempre e faccio un investimento politico emotivo su di te, però ogni volta che arriviamo a tanto così dalla vittoria, perdiamo. E quindi a un certo punto basta. Cioè, perché ti devo continuare a votare se tanto non si vince mai? Anche perché la grande strategia di Marine Le Pen e del Rassemblement National è stato passare da partito di protesta e di testimonianza, che era quello del padre, a partito di governo. Cioè, lei ha provato a fare questa cosa. Ma se tu ti presenti come partito di governo e poi perdi sempre, diventa un problema. Se sei testimonianza e perdi, va benissimo. E questo è il problema, secondo me, che lei ha avuto. E quando è emerso Zemmour, si diceva, ecco qua, è arrivato uno che riesce in qualche modo a strapparle la protesta, ma visto che non si chiama Le Pen, che è comunque un marchio di infamia, quasi, per una parte di elettorato, abbiamo trovato il modo in cui l'elettorato la abbandona. E in realtà, ancora una volta, invece, si è dimostrato che il suo elettorato è solidissimo.
ed è uno dei più sicuri. Quando nei sondaggi si fanno le domande, si chiede anche, no, quanto sei sicuro della tua scelta. Dopo l'elettorato di Macron c'è quello di Marine Le Pen. Esatto, posso confermare anche in quello, però Macron è in testa. Ora vi mostro però l'unico sondaggio in cui abbiamo trovato una voce in cui Macron non è in vantaggio sugli altri. Ed è con quale candidato vorresti prenderti una birra? E no, anche in questo caso è secondo, al primo posto c'è Lassalle, che ora ci racconterete un po' chi è, perché è veramente l'unico sondaggio che sono riuscito a trovare con una voce in cui Macron non è in testa. Aggiungo, non solo Macron comunque è secondo di poco, ma in generale Pécresse e Hidalgo sono bassissime. Addirittura la Hidalgo è ultima in questo sondaggio, dopo l'Artaud, dopo Dupont-Aignan e via dicendo. E anche Pécresse è molto bassa. Quindi alla crisi generale dei partiti che citavamo poco fa, tradizionali, quindi socialisti e repubblicani, va aggiunto anche che le due candidate non piacciono, le due candidate, Pécresse e Hidalgo in generale non stanno convincendo di loro, oltre ai problemi di posizionamento che evidentemente questi partiti tradizionali hanno. Ecco, però ci raccontate chi è Lassalle, cioè, a dove può arrivare? È solamente un candidato folcloristico o è un candidato interessante? Ovviamente Io su chi. questo vorrei che rispondesse prima Francesco, perché avendo seguito le elezioni nel 2017, mi chiedo, non ho fatto una ricerca specifica su questo, se nel 2017 si è stato un po' più presente, perché in queste elezioni, complice il fatto che si è parlato poco in generale di campagna, veramente l'ho visto più che altro, cioè al pari di tanti ospiti televisivi più che altro, più che come un vero candidato. Sì, nel 2017 era un po' più Grazie. presente, però era un po' più presente. Tra l'altro io mi ricordo una scena bellissima, mi sembra nel 2014-2015, in cui lui racconta all'Assemblea Nazionale come non è riuscito a fare l'esame della patente, in un francese in cui, diciamo, persino i suoi colleghi deputati non capiscono bene quello che sta dicendo, perché La Salla ha un accento molto forte del sud, viene da un paesino sui Pirenei, e praticamente, diciamo, ha questo accento molto forte. In più, diciamo, è proprio un prodotto della Francia profonda, anche un po' folcloristico. Ah, sottolineiamo un po', è un po' folcloristico, però è uno di quei candidati, insieme ad altri minori, che comunque ogni volta riesce a raccogliere le 500 firme di grandi elettori, che sono i sindaci, i parlamentari, gli eurodeputati, che per candidarvi alle presidenziali dovete raccogliere 500 firme, diciamo, di eletti, e non è semplicissimo perché sono pubbliche. Quindi, per esempio, Mélenchon, Zemmour e Le Pen hanno avuto grandissima difficoltà a raccoglierle, La Salle no, Però su perché questo, appunto. Francesco, secondo me è anche che certi candidati sono talmente poco problematici in un certo Esatto, senso, che la gente si sì. espone con più serenità. Sì, è così, e quindi insomma, però sì, tutti quanti ci vogliono andare a prendere una birra, anche io, perché fa ridere, però diciamo non conta niente, così come non contano niente gli altri candidati, diciamo, del partito proletario, eccetera, eccetera, cioè sono cose folcloristiche che esistono, è divertente, però insomma, niente di più. L'unica quasi inesistente, che però secondo me si considera molto importante, è Anne Hidalgo. Beh, Sì, questo Anne interessante. Hidalgo, Diciamo, ha due problemi. Il primo problema, che è forse il più importante, che tra l'altro anche Pécresse, è, come dicevamo, questa elezione è un'elezione in cui conta la persona. E lei è una persona che non è in grado di parlare alla maggior parte del paese. Il sindaco di Parigi, già questo in Francia, è un punto di handicap, non è un punto di vantaggio essere il sindaco di Parigi, perché nella Francia profonda Parigi è odiata. E lei è proprio l'emblema di quello che qui si dice i bobos, i bourgeois bohème. Cioè, i radical chic, quello che in Italia più o meno si tradurrebbe così, cioè persone che non hanno la macchina, che non hanno idea di che cosa vuol dire spostarsi, fare lunghe traversate per andare a lavorare. Insomma, c'è tutto un mondo che in Francia è molto presente, a cui lei non parla, che lei non conosce, e in più è piuttosto antipatica, non è empatica per niente.
diciamo, quindi ha un profilo abbastanza respingente lei come persona, oltre al fatto che è molto criticata per la sua gestione di Parigi. La gestione amministrativa di Parigi non è un punto a suo favore. La città è un disastro, è sporca, piena di cantieri costruiti male, per cui non è una cosa che lei si può utilizzare per fare campagna elettorale, perché appunto c'è proprio un problema di gestione della città. E poi c'è il problema del partito, nel senso che il Partito Socialista Francese, un po' come la sinistra europea, anche se poi alcuni qualche chiave di lettura della modernità l'hanno trovata, ma in Francia no. Cioè, oggi il Partito Socialista e più in generale la sinistra, che cosa dice su quello che interessa, sui grandi temi del nostro tempo, cioè l'identità, la sicurezza, il potere d'acquisto, l'energia e la transizione ecologica? Il ruolo della Francia nel mondo, che è una cosa molto sentita e su cui il presidente deve avere una posizione forte, su tutto questo la sinistra non ha fatto un lavoro ideologico, non c'è, anche perché, questo bisogna dirlo, ha vinto su molte cose. Cioè, la Francia ha uno stato sociale pazzesco, ci sono dei trasferimenti di reddito elevatissimi, quindi diciamo il servizio pubblico funziona in questo paese, non è una cosa che non esiste, cioè non siamo in America, è quasi ai livelli delle socialdemocrazie scandinave. Quindi quando c'è tutta questa base, tu a che servi? Ecco, a questa domanda non sono stato in grado di rispondere. Ma Chiara, invece, sulla Pécresse tu come la vedi? Cioè, era una candidata che inizialmente sembrava avere grandi chance, i primi sondaggi erano molto buoni su di lei, c'era stato un effetto sorpresa, visto che non era la grande favorita alle primarie repubblicane. Poi invece si è molto sgonfiata. Anche lì modello Hidalgo, non funziona il partito, non funziona la candidata, o c'è qualcosa che tu vedi di diverso? Poi è successo che ha parlato, nel senso, si è detto tanto che Valérie Pécresse si è fatta del male quando ha partecipato al suo primo grande meeting di febbraio a Parigi, che tra l'altro ho seguito anche io, effettivamente è stato un meeting molto confuso, molto poco convincente, molto annacquato, e questo credo che sia il suo principale problema, cioè il fatto che si mostra una candidata debole personalmente, dato che, come diceva Francesco giustamente, sono elezioni che premiano la persona, e che anche all'interno del suo stesso partito non ha avuto tutto il sostegno che avrebbe dovuto avere, cioè il grande assente Sarkozy, che non l'ha apertamente sostenuta in alcun modo, e quando a quel grande congresso di febbraio appunto ha mostrato un video con musica e suoni pieno di retorica in cui c'erano tutti i grandi sostenitori che è riuscita a raccogliere, non c'era lui, quasi avrebbe fatto meglio non farlo quel video. Allora a questo punto è semplicemente una candidatura fiacca, lei è fiacca, il suo modo di intervenire è fiacco, il suo modo di prendere posizione viene visto come fiacco, per quanto poi ci siano stati anche dei momenti in cui in televisione, per esempio, c'è stato un confronto con Zemmour in cui se l'è cavata molto bene, è sembrata molto grintosa, mentre lui era quasi indietreggiava, perché anche Zemmour, diciamo, sa fare polemica, ma poi non sa fare, non sa proporre soluzioni, quindi in quel caso se l'era cavata bene, ma poi non riesce mai in definitiva a mostrarsi forte. Non te la immagini probabilmente una presidente Pécresse che ti rappresenta in una crisi come quella che stiamo affrontando con l'Ucraina attualmente. C'è questo senso della storia che probabilmente i francesi si sono abituati a vedere addosso a Macron in qualche maniera, e che non riescono a riportare su tutti i candidati a questa elezione. C'è un limite qui, sì, anche la presidente di questi due partiti, scusa Francesco, evidentemente sono due partiti in grande crisi che non riescono a proporre candidature evidentemente adeguate, è un problema. Però diciamo, visto che il paese si è molto spostato a destra, in realtà un candidato dei repubblicani poteva avere un suo perché in questa elezione. Questa è una delle domande che mi ero appuntato, io mi sono, tra gli appunti di queste presidenziali mi sono segnato un tuo thread molto interessante su la Francia è un paese di destra, cioè si discute molto su, in generale, di Francia è molto raccontata un paese progressista a volte, se guardiamo i dati storici, elezioni francesi, e se guardiamo anche in queste elezioni come
qual è il vento dell'opinione pubblica, questo è un paese di destra, ce lo confermi o... Ma è sempre stato, tra l'altro. Cioè, innanzitutto se guardiamo le elezioni, cioè proprio il dato che è incontrovertibile, no? Che fa dire a molti che in realtà è un paese di sinistra che vota a destra. Boh, possibile, però diciamo, se tu a ogni elezione presidenziale i candidati di centrodestra hanno sempre, sempre la maggioranza assoluta dei suffragi espressi al primo turno, tranne una volta, nel 1981, quando la destra fa il 49, qualcosa e vince Mitterrand alla fine, ma appunto è un'eccezione, confermare la regola, qualcosa vorrà dire. Cioè, vuol dire che il baricentro, diciamo, del politico del paese è spostato sul centrodestra, sull'identità, sull'immigrazione, la sicurezza, ma anche in realtà le politiche pubbliche, diciamo, la destra francese non è una destra liberale. Affatto, esiste molto poco, e persino Macron, che si era presentato come grande liberale, ha fatto il costi quel che costi, cioè il debito durante il mandato di Macron è salito ed era già salito prima della pandemia, cioè Macron non ha fatto quasi niente di liberale dal punto di vista dei conti pubblici, nulla, anzi, ed era infatti molto criticato dai pochissimi liberali come gli indiani che ci sono in questo paese. Quindi diciamo il quadro è spostato nel centrodestra. Quello che è molto cambiato è che il peso dell'estrema destra all'interno del centrodestra è raddoppiato negli ultimi 20 anni. Cioè oggi tu hai una, mentre nel 2012 avevi Sarkozy che supera il 33-34% e Marine Le Pen che è molto dietro, quindi diciamo il peso del centrodestra moderato è largamente maggioritario. Oggi tu hai Le Pen e Zemmour che insieme fanno più del doppio della candidata della destra tradizionale, che è Pécresse. Quindi il peso dell'estrema destra è molto molto aumentato, e già nel 2017 in realtà era così, era già maggioritario, perché se tu mettevi insieme i candidati, diciamo, del centrodestra estremo, della destra estrema, rispetto a Fillon, che comunque prende il 20%, erano già maggioritari. Quindi c'è stato questo spostamento del sistema politico. Ma non solo, io aggiungo un dato che secondo me conferma questo. Io ho sotto mano, poi ve lo mostro e lo commentiamo insieme, un sondaggio sulle seconde scelte degli elettori. Quindi è un sondaggio di Ipsos che ci dice: ma gli elettori di Macron, se non votassero Macron, chi voterebbero? Beh, la seconda scelta degli elettori di Macron è la Pécresse, quindi guardano più a destra che a sinistra. E dopo la Pécresse c'è Jadot, ma molto molto dopo. Quindi già l'elettorato di Macron è un elettorato che guarda a destra. Questi stessi dati ci dicono un'altra cosa che mi sembra... E che percepisce Macron come di destra. Cioè, quando gli chiedono, no, di metterlo da 0 a 10, no, dove 10 è destra e 0 è sinistra, esce 6 e mezzo. Quindi loro lo percepiscono come un candidato di centrodestra. Però c'è anche qui, c'è questo sondaggio che oltre a questo ci dice che la seconda scelta degli elettori, ad esempio di Le Pen e Zemmour, sarebbe Macron più di Pécresse, se ci fosse un ballottaggio appunto tra i due. Pécresse all'inizio sembrava l'unica che potesse in un ballottaggio dare fastidio a Macron, invece adesso è crollata anche nel secondo turno. Tra gli elettori di Le Pen e Zemmour prevale Macron come seconda scelta rispetto a Pécresse. Ecco, con una sinistra che non tocca palla, la domanda che mi faccio io è, io chiedo prima a Chiara, ma che rischi può correre Macron adesso? Cioè, cosa può succedere che lo metta in difficoltà? Sinceramente non vedo... Cioè, dovrebbe commettere un errore veramente clamoroso a questo punto per rovinare il vantaggio che si è conquistato, soprattutto in un momento in cui ha già detto che non parteciperà a dei dibattiti, diciamo, prima del primo turno, per cui non ci sarà nemmeno un confronto diretto, cosa in cui tra l'altro lui è bravissimo, per cui anche dovesse farlo non entrerebbe probabilmente in alcun tipo di rischio, però comunque non ci sarà un confronto diretto con gli altri candidati prima del 10 di aprile.
si parla praticamente solo di Ucraina. Lui è l'unico che può portare dei fatti su questo fronte più che delle intenzioni. Sinceramente, a questo punto, l'unica domanda che ci possiamo fare è: Marine Le Pen si conquisterà di nuovo il secondo, cioè insomma, si conquisterà di nuovo lei il secondo turno, oppure ci sarà un sorpasso nell'ultimo minuto? Mi chiederei piuttosto se. Lì in quello spazio dei terzi, dei quarti, c'è un possibile Mélenchon che recupera all'improvviso e supera Le Pen. Non mi sembra questo il momento, ma per i motivi che spiegava Francesco, cioè per questo elettorato molto, molto fedele che ha Le Pen e soprattutto per il fatto che Mélenchon comunque con le sue posizioni filorusse, magari in questo momento storico qualcuno potrebbe farlo dubitare anche tra i suoi fedeli. Mi interesserebbe fare un punto dopo, magari se c'è tempo, anche sui Verdi, perché trovo che i Verdi in generale, il movimento ecologista in Francia, sia un punto di domanda che lascia un po' perplessi. No, su questo io volevo aggiungere che quando si dice che cosa può fare Macron per perdere le elezioni, e il problema è che ci dovrebbero credere anche gli avversari, cioè c'è anche questo tema qui, nel senso ieri qui a Parigi c'è stato un grande dibattito che poi era un dibattito finto, nel senso che salivano sul palco i politici che venivano interrogati da questo settimanale di estrema destra che si chiama Valeurs Actuelles. È venuto Zemmour, che diciamo, è quasi il candidato del giornale, quindi accolto come una star. C'era Pécresse, c'era un rappresentante dell'Assemblement National, il presidente Jordan Bardella, che è stato capolista alle europee del 2019, e Marion Maréchal, che ha detto che voterà per Zemmour, partecipa alla sua campagna elettorale. E diciamo, come spesso accade anche in Italia quando ci sono i dibattiti televisivi, alla fine dell'evento. Si beve una cosa, si fanno i debrief, diciamo, noi giornalisti accreditati potevamo, con un po' di negoziati, diciamo, ci siamo introdotti in questo cocktail, dove quindi, era molto interessante perché a telecamere spente si vedeva l'atteggiamento dei tre diversi partiti di destra, quindi Pécresse, Zemmour, e Le Pen, che, diciamo. E la cosa interessante era che in realtà tutti i discorsi erano che cosa facciamo dopo, cioè come ci posizioniamo dopo le elezioni, perché tanto sono perse. E diciamo, quello che, almeno parlando con le persone vicine ai candidati, che anche proprio pensano alla strategia, il tema era cerchiamo di fare il meglio possibile al primo turno. Perché è molto importante il rapporto di forza che tu riesci a imporre per quello che succede dopo, no? E quindi, diciamo, i lepenisti mi spiegavano, beh, insomma, noi ci crediamo per davvero, anche perché, diciamo, è l'ultima volta probabilmente di Marine Le Pen, e non vogliamo concedere niente agli altri, quindi niente a Zemmour, niente a Pécresse, non faremo alleanze alle legislative, ci prendiamo tutto per noi. Mentre, diciamo, da parte di Zemmour, delle persone, una persona vicina a Zemmour mi ha detto, beh, insomma, una parte ci dicono dal Rassemblement National che poi quando si fanno le legislative, insomma, noi diciamo le stesse cose, quindi in fondo ci alleeremo alle legislative. Quindi c'è molto anche questo tema, alla fine se i candidati stessi non ci credono e pensano che la cosa è persa, magari i candidati no, ma gli entourage, diciamo, sono più realisti. Già questo è un problema se tu devi giocare delle elezioni, poi tu le hai fatte, Giovanni, quindi sai bene, no? Se non ci credi per primo tu, diventa complicato. No, no, assolutamente. È così, e questo magari vale anche per i Verdi che citava Chiara. Io a proposito di Verdi vi mostro un po' il sondaggio, quello che vedevamo prima del primo turno da ottobre a oggi. Vedete, i Verdi sono questi, appunto, non per nulla la striscia verde, e vediamo che è in calo costante per arrivare poi oggi al 5% con Jadot candidato. Ecco, vogliamo parlare dei Verdi? Cosa succede in Francia? Un'occasione mancata? Era scritto che sarebbe andata così? C'entra il candidato? C'entra la proposta politica? C'entra il momento? C'entra altro? Tu come la vedi, Chiara? Ma io direi un insieme di tutti questi fattori, nel senso che chiaramente Yannick Jadot di per sé non è un trascinatore di folle, e vabbè, non la sarebbe stata neanche Sandrine Rousseau, che era la sua sfidante per le primarie ecologiste, che
certamente troppo estrema per poter convincere un'ampia fetta della popolazione. Direi che il problema in generale è che il partito dei Verdi in Francia è molto ancora radicale, se vogliamo, e quindi come radicale in Italia alla fine convince molto a pochi e non riesce mai a sfondare la porta del partito che invece diventa un partito appunto da 20, dal 20% al primo turno. Mi viene da dire un'altra cosa inoltre sulla questione ambientalista, che forse è un po' superato l'idea che ci debba essere un partito che si occupa specificatamente di ecologia e di clima, in un momento in cui comunque tutti i candidati sono costretti a occuparsi di clima e tutti lo fanno almeno a livello programmatico, anche se ovviamente è più centrale in alcuni programmi che in altri, però anche in un momento storico come adesso, in cui si è parlato tantissimo di energia, in cui si è parlato tantissimo del fatto che la Francia ha il nucleare, che la scherma da una dipendenza dal gas russo, che invece mette in crisi Italia e Germania, è Macron quello che è protagonista degli annunci più relativi perlomeno alla costruzione di nuove centrali nucleari. Quindi mi viene da dire, è il momento che è passato, cioè non c'è bisogno più di un partito che si occupi di ambiente e solo di ambiente, c'è bisogno che tutti i partiti integrino le questioni climatiche, perché magari un partito che si occupa molto di ambiente, poi sugli altri temi altrettanto importanti quanto la sicurezza, quanto il potere d'acquisto, quanto il posizionamento europeo, non sa offrire delle risposte credibili, mentre gli altri partiti hanno quelle come, diciamo, tematiche centrali e in più accorpano anche le tematiche d'ambiente. Non ti sentiamo più. No. Chiedo scusa, mi ero Ah, mutato. ecco. No, il tema mi sembra molto interessante. C'era modo per far andare diversamente la campagna di te, Chiara? Sì, chiaramente c'era, cioè avrebbero potuto sicuramente posizionarsi con più forza sulle tematiche che sono le loro e farsi vedere, anche cogliere qualche occasione in più per farsi vedere pronti e protagonisti su quelle che non sono appunto tradizionalmente le loro tematiche, ma probabilmente si sono persi anche lì nella divisione interna, perché pure nel Partito dei Verdi, come nei partiti della sinistra, c'è stato un insieme di, come dire, di accoltellamenti generali, di divisioni, eccetera, che non ha certamente giovato anche all'organizzazione del candidato che poi è stato scelto. Vedo che nei commenti ci scrivono anche che il governo delle città non ha particolarmente aiutato i Verdi in questa tornata elettorale, che sembra siano stati un po' troppo estremisti a livello di gestione. Anche voi la vedete così? Sì, si sono fatti notare per delle cose folcloristiche, tipo una battaglia contro il Tour de France, che prima è stato definito come machista, poi è stato definito come una manifestazione che inquina perché ci sono le moto che vanno insieme ai ciclisti, cioè, insomma, cose folcloristiche, contro l'albero di Natale, cioè, nel senso contro la TAV. Beh, insomma, perché in fondo i Verdi, come diceva Chiara, diciamo, sono radicali. I militanti. Infatti, quando è stato scelto Jadot è stata una sorpresa perché invece lui in qualche modo rappresenta l'ecologismo un po' più responsabile e mainstream rispetto invece alla sua contendente a queste primarie interne, che invece rappresentava un po', se vuoi, la giunzione delle lotte femminista e ambientalista, quindi aveva un profilo molto radicale. E poi praticamente dal giorno dopo in cui ha perso le primarie si è impegnata tantissimo per distruggere la campagna elettorale del povero Jadot, che si ritrovava la sua ex contendente che ogni mattina andava in radio, in televisione a dire che lui stava sbagliando tutto. Quindi diciamo c'è stato proprio un po' di problemi interni al partito. E poi c'è anche un'altra questione. I francesi dicono che in generale il problema ambientale è importantissimo, uno dei prime preoccupazioni. Poi però quando gli chiedono, quindi sempre molto alto, mi sembra, ah, insomma, tema importante, poi quando gli chiedono, sì, ma cosa muove la vostra scelta elettorale, che è una cosa diversa, l'ambiente crolla. E arriva dopo il potere d'acquisto, la sicurezza, l'identità, la capacità di rappresentare la Francia all'estero, eccetera, eccetera. Perché in realtà, come diceva Chiara, è diventato patrimonio comune, cioè il programma di Macron che ha presentato di enormi investimenti sul nucleare e rinnovabili. È un programma che, diciamo, un verde è contentissimo, no? Poi in realtà i verdi sono contro il nucleare, ma a parte
a parte questo, non tutti, diciamo, lui fa un programma molto spinto da quel punto di vista. Per cui, tra l'altro, poi, diciamo, il tema dell'ecologia gli è stato un po' rubato da Mélenchon, che ha delle posizioni molto radicali su questo. Per esempio, lui è contro totalmente il nucleare, però appunto mette insieme la sensibilità verde, poi ha una squadra intorno molto giovane che ci crede, eccetera, eccetera, con poi delle proposte però molto radicali a livello di società. Cioè, Mélenchon vuole buttare per aria il tavolo, è chiaro. Jadot, i Verdi, poi su altre cose sono molto moderati, quindi insomma è un po' è complicato il posizionamento politico. Certo, devo dire che il tema Verdi è molto interessante, così come per me è molto interessante anche il tema dei due partiti tradizionali, quindi quello che abbiamo trattato prima, i repubblicani e il Partito Socialista, che non hanno più spinta propulsiva e soprattutto non hanno più una classe dirigente evidentemente solida, non hanno più nomi spendibili molto forti. Però alla fine noi continuiamo sempre e comunque a parlare di Macron. Macron rimane il centro di questa campagna elettorale, di queste elezioni. E il tema che citava prima Francesco, cioè che comunque 5 anni fa è stato uno spartiacque, è stata la fine dei partiti tradizionali e la nascita di un qualcosa di nuovo. Ecco, questo secondo me apre temi interessanti che non si possono trascurare. E su questo anche in privato ci sono arrivate diverse domande, perché il tema è, ok, mi pare che tutti stiamo iniziando a dare per scontato che Macron verosimilmente sarà il successore di se stesso, ma tra 5 anni, cioè si sta preparando un qualcosa per il dopo, c'è un successore, c'è un'idea di cosa possa esserci dopo Macron? Voi ve la siete fatta? Sinceramente non mi... Adesso sono curiosa di sapere cosa ne pensa Francesco, perché ovviamente è un argomento in cui si va moltissimo nel... Insomma, in 5 anni, vedendo cosa è successo negli ultimi 3, 2, veramente non me la sento di dire che cosa potrebbe accadere, ma no, al momento non si sta preparando qualcosa di forte e di nuovo, mi verrebbe da dire, nel senso che lo stesso partito di Macron non è un partito forte che sta crescendo... delle persone che prendano eventualmente da lui la torcia olimpionica. Questo è un tema chiave anche a livello di classe dirigente dei territori. Chiaro, poi gli altri candidati dei partiti tradizionali, come hai detto giustamente tu, sono entrambi alla loro seconda corsa, no, non entrambi, scusate, i due che erano andati meglio alle passate elezioni, cioè Le Pen e Mélenchon, sono entrambi, insomma, alla seconda corsa, verosimilmente non ce ne sarà una terza. Quindi si faranno da parte, non ci sono state nei loro partiti delle figure che li hanno saputi rimpiazzare, anche in questa occasione c'era stata comunque l'ipotesi sul tavolo di non far correre Marine Le Pen, che aveva già, tra virgolette, insomma, non era già riuscita a conquistarsi il primo posto, ugualmente intorno a Mélenchon si era cercato di capire, non si è arrivata a una conclusione. Una notizia, io non sapevo questa cosa, che intorno alle Pen si era immaginato un qualcosa di diverso da Le Pen. Sì, è una cosa che non avevo mai sentito. Sì, ma su questa cosa me l'ho confrontata con uno studioso che è vicino, insomma, al suo partito, che mi aveva confermato, c'è stata comunque una discussione interna per cercare di capire se si poteva rimpiazzare lei. E fondamentalmente non è emerso nulla. E... non lo so, non mi viene in mente neanche un personaggio giovane che in qualche momento, cioè che in questi 5 anni potrebbe crescere tantissimo e conquistare tra 5 anni la presidenza, però è anche vero che Macron da questo punto di vista è stata un po' una sorpresa. No? Certo, però comunque la cosa interessante è che non è un solo partito, è un sistema politico intero che pende dalle labbra di una persona, una situazione particolare, molto francese forse. Non so tu, Francesco, come la vedi? Sì, sì, è molto francese, però diciamo un po' di manovre si cominciano già a vedere, perché Macron non si può ricandidare. Quindi dal, diciamo, 25 aprile, che è il giorno dopo il secondo turno, si comincia a pensare al 2022, ma subito, probabilmente già la sera del 24, perché i risultati arrivano alle 8:01. E ci sono alcuni movimenti, vi raccontavo
di questo cocktail di ieri sera, che secondo me è molto significativo, perché nel centrodestra qualcosa succederà. Molto dipende dal risultato di Valérie Pécresse. Se Valérie Pécresse arriva quinta, il partito esplode. Se arriva terza, sopra Zemmour, è molto diverso, sopra Zemmour e Mélenchon. Insomma, cioè, in realtà questa elezione qualcosa ci dice. Ci dice anche che Mélenchon, che è arrivato alla sua terza candidatura, diciamo anche una certa età, non ci sarà più, e quindi a sinistra succederà qualcosa, è molto probabile. Non sappiamo cosa, ovviamente, però diciamo qualcosa da lì arriverà. Poi c'è il grande tema di cosa succede nel grosso rassemblement intorno a Macron. Il suo ex primo ministro Edouard Philippe, diciamo, sta tessendo una tela per eleggere una pattuglia di deputati a lui fedeli per cominciare a strutturare il 2027. Non è un mistero che lui vorrebbe candidarsi, o almeno, diciamo, c'è un ragionamento da questo punto di vista, e quindi la sua idea è: io recupero il centrodestra moderato. Quindi risposto, occupo, diciamo, quello che mi viene lasciato da Pécresse, che distruggerà il partito Les Républicains, e una parte del macronismo, che comunque è molto vicino alle idee dell'ex primo ministro di Macron, che tra l'altro è il politico più popolare di Francia in questo momento. Poi sai, popolare e consenso elettorale sono due cose molto diverse, altrimenti Christine Lagarde avrebbe fatto la presidente della Francia. Insomma, però... anche il tema delle... Marion Maréchal. Sì, però Marion Maréchal, per esempio, ha completamente, diciamo, mancato l'appuntamento che doveva essere il suo, quello in cui si dice ralliement, cioè il suo allineamento a Zemmour. Doveva essere l'evento politico del 2022, in realtà non è successo niente. Potrebbe andare male Zemmour sotto il 10%, sì, con invece che va al ballottaggio, penso sarebbe una bella botta anche per lei dal punto di vista. Esatto. Esatto, e poi in generale, un po' nei comizi, un po' nelle interviste, insomma, sta avendo grande difficoltà a lasciare una traccia nell'opinione pubblica in questo momento. Aveva molto puntato sul suo annuncio di sostegno a Zemmour, in realtà non è stato un evento. Già questo, diciamo, la mette in grande difficoltà per quello che succederà dopo. Ma, e invece, per fare un passo indietro rispetto al voto e guardare un po' la Francia di oggi inteso proprio come la giornata di queste giornate, con un po' di distacco, cioè, sta succedendo qualcosa in Corsica di interessante e che secondo voi può influenzare il voto oppure no? Io non lo vedo un elemento. Non lo vedo un elemento che può sinceramente influenzare il voto a quanto siamo, 2 settimane e mezzo, no, 2 settimane neanche, che giorno è oggi? Non so, siamo a 17 giorni, no, sinceramente non mi sembra un tema che può fare la differenza a questo punto. Però può farla dopo. Nel momento in cui il governo in piena campagna elettorale promette una serie di cose alla Corsica, in particolare... dopo che ci sono state queste proteste, ricordiamo per chi non ha seguito, un ex leader dell'indipendentismo corso che era in carcere per omicidio è stato ucciso da un detenuto jihadista. Diciamo, non si è capito bene come sia stato possibile un fatto del genere. Fatto sta che dopo che è successo questo, la Corsica è un po' esplosa. Per cercare di calmare la situazione, il governo ha fatto una serie di concessioni e di promesse. Il problema è che, appunto, quindi autonomia, maggiore non indipendenza, ma diciamo ha fatto delle concessioni, ecco, che non si vedevano da un sacco di tempo. Il problema è che le fa in campagna elettorale, poi dal giorno dopo bisognerà implementarle. Tra l'altro, se Macron dovesse perdere poi le elezioni, come la mettiamo a nome? Cioè, chi arriva onora la promessa del presidente oppure no? Insomma, è un tema... da dire che tanto abbiamo detto che sappiamo già chi sarà il nuovo presidente. Sì, poi dai, tutto può capitare. Assolutamente. Allora, abbiamo fatto 50 minuti di diretta e quindi io
direi che possiamo avviarci un po' alla chiusura. Vi ringrazio degli interventi che sono stati molto interessanti. E per chiudere però vi farei una domanda così generale. In questo mese una persona interessata alle elezioni francesi cosa deve guardare in particolar modo? Cosa può succedere di interessante? Cosa consigliate Ma intendi come media da seguire o intendi... Intendo sia come media che come cose che possono accadere. Cosa può sorprenderci secondo voi? Francesco, vai prima tu che io ci devo riflettere. Come media vi dovete iscrivere alla mia newsletter, Marazzo, esatto, nel mio profilo e dovete tutto. Seguire sia Francesco che Chiara nei loro profili. E poi, no, cioè secondo me la cosa interessante è A, chi arriva secondo, e B, quali sono i rapporti di forza tra il terzo, il quarto e il quinto, perché a seconda dei rapporti di forza tra chi non arriva al secondo turno, mettiamo che sia Le Pen che arriva al secondo turno, i rapporti di forza tra Zemmour e Pécresse ci dicono poi cosa succede dopo, in particolare alle legislative di giugno, perché diciamo ci sono le presidenziali, poi a giugno si vota per il Parlamento, 577 collegi, quindi piccole 577 presidenziali, perché il sistema è doppio turno alla francese anche al Parlamento, e lì quindi c'è un tema, perché non è proporzionale, per cui se tu perdi in tutti i collegi prendi zero deputati, anche se raggiungi, mettiamo caso, il 25% a livello nazionale, funziona così. Quindi ci sarà un tema di chi si candida in questo collegio, li regaliamo tutti a Macron oppure facciamo un accordo? Io invece aggiungo in chiusura una nota più leggera, se volete, però comunque per me è molto interessante e penso anche per molti che ci seguono, che magari sono appassionati di comunicazione in senso ampio, e li invito a dare un'occhiata ai profili social dei vari candidati. Cioè, questa campagna elettorale è stata ovviamente molto social, parlo di social più, non si aspetterebbe, come Instagram e Facebook e Twitter, ma parlo soprattutto di Twitch e di TikTok, che in Francia utilizzano moltissimo. Anche alcuni, insomma, Mélenchon da questo punto di vista è quello che ha sperimentato di più fin da subito, ha quasi 3 milioni di follower su TikTok, quindi insomma, sono grandi numeri, sono grandi modi di comunicare, sono modi di innovare anche la comunicazione politica. Per farsi un'idea, un confronto con quella italiana, dico soltanto che Macron si è praticamente lanciato nella produzione di una serie di episodi a puntate settimanale in cui racconta. Si racconta come le candidà quasi fosse protagonista di una serie di Netflix, cioè già questo fa un po' ridere, però è interessante che succeda a fianco a casa nostra e non negli Sì. Stati Uniti, dove solitamente queste comunicazioni fanno parte del panorama, no? Nell'ultima cammina sulla Senna, e quindi hanno fatto una parodia in cui c'è una famosa pubblicità di Vincent Cassel che cammina anche lui sulla Senna col profumo Yves Saint Laurent, e quindi c'è Macron che cammina con sotto il tema di questa pubblicità. Fa abbastanza ridere, Prendiamo effettivamente. appunti per replicare in Italia, quindi Sì. Auguri. io personalmente mi segno come cose da guardare. Uno, ci sarà alla fine il tanto atteso dibattito, probabilmente non prima del primo turno, ma verosimilmente ci sarà per il secondo, mi immagino. E poi il secondo tema è: ma ci sarà qualcuno a sinistra che batterà un colpo in quest'ultimo mese, o continueremo a vedere una sinistra pressoché assente, perché nel qualche colpo di coda di Mélenchon c'è stato poco altro. Ecco, anche queste, secondo me, sono due cose interessanti da osservare in quest'ultimo periodo. Io vi ringrazio tanto e spero ci sarà modo di commentare assieme il voto, magari dopo il primo turno, sarebbe un piacere per noi. E vi saluto, questa diretta poi la pubblicheremo nel profilo Instagram. E grazie tanto ancora sia a Chiara che a Francesco. Mi raccomando, seguiteli perché le elezioni francesi si seguono nei loro profili. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie mille, a presto, buona serata. Ciao.